Buonasera. Buonasera, mister. Buonasera. Secondo pareggio consecutivo, secondo 0-0, faccio una cosa stranissima per la sua storia. Ecco, questa è la cosa più segnale. Lei oggi ha visto qualcosa di diverso, un segnale positivo? Io sinceramente no, rispetto al passato, anzi, questa è spento, questa che fa fatica a segnare e a giocare. Lei crede insomma che sia soltanto un momento passeggero o inizia a vedere qualcosa di diverso? Grazie. Vabbè, certo che non è cosa che mi piace se rimaniamo senza gol, però abbiamo giocato troppo complicato, troppo lenti, è normale che se dai tempo all'avversario di sistemarsi poi è difficile. Qualche tiro in più rispetto a te l'abbiamo fatto, purtroppo non basta. Mi sei venuto a fare un'altra domanda che lasciate ai colleghi, c'entra poco col calcio. Perché ha deciso di legare il suo nome al Movimento 5 Stelle? Lei mercoledì comunque sarà a Pescara all'evento che verrà fatto all'Aurum, ci sarà Di Battista, ci saranno anche altri esponenti del Movimento. Io gli chiedo perché Zeman ha deciso di scendere per ricorrere in politica. Grazie. Perché sono curioso sulle novità. Penso che è un movimento nuovo, voglio sapere che vogliono fare. Ecco, ma chi espressamente le ha chiesto di... o è stato lei ad avvicinarsi al movimento o l'hanno contattato? Vabbè, sono stato contattato, poi sono contento che hanno pensato anche a me. Ma è solo una simpatia o più avanti vogliamo vedere uno Zeman davvero impegnato in politica? Futuro ministro dello sport, sempre scherzando. È difficile. Rimango sempre fuori dalla politica perché c'è il mestiere. Ma voterà il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni? Voterà il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni? Penso di sì, visto che non c'è altro che mi convince. È un movimento nuovo, un movimento che vuole cambiare qualcosa e io ci do fiducia, sperando che ci riescano. Mister, tornando alla partita, è stato lento questo Pescara, soprattutto in fase di impostazione. Vedevo Fiorillo, ad esempio, non sapeva chi dare le palle in uscita quando doveva ripartire l'azione. È stato molto lento, soprattutto oggi, questo Pescara. Siamo lenti a giocarla, io ripeto, se ogni giocatore lo tocca 4-5 volte, è normale che l'avversario c'ha tempo di sistemarsi e di andare in marcatura. Loro dietro sono bravi e poi ci abbiamo lasciato qualche spazio per contropiede. Dobbiamo giocare molto più veloce, molto più semplice. Non ci siamo riusciti oggi. Buonasera, mister. Buonasera. Le è piaciuto l'attacco oggi, visto che l'ha arrivato quasi totalmente, e poi volevo anche chiederle di palco se le è piaciuto per i 75 minuti che ha giocato. Grazie. A me attacco non mi è piaciuto perché non ha fatto gol, e per me attaccanti devono giocare per far gol. Però un miglioramento rispetto alla partita di Chiara c'è stato. Sì, qualche conclusione di più c'era. Quella palla di Cappone forse meritava qualcosa di più, però è poco. Per giocare a vincere una partita deve essere convinto, deve martellare la difesa avversaria. Noi arriviamo troppo lenti, anche dall'esterno quando arriviamo sulla bandiera e dalla bandiera il gol non si fa. Mi perdoni, è un problema di attacco o a questo punto un problema di centrocampo? Penso che oggi era più problema di attacco. E di fatto invece la prestazione? Mi aspettavo di più, però è normale, dopo lungo infortunio, per lui era la prima partita, era un po' timido e meno attaccante di quello che mi aspettavo, tanto è vero che al tiro non è mai arrivato e lui ce l'ha. Grazie. Mister, sempre rimanendo sul tema dell'attacco, perché gli attaccanti non potevano magari inserire solo uno dei nuovi anziché cambiare direttamente tutto il tridente? Magari sono meno abituati a giocare insieme, va bene, fanno gli allenamenti, però in partita non era mai successo che giocassero
questi tre. Che poi magari questi tre, se avessero iniziato il campionato, potrebbero essere come caratteristiche ideali. Vabbè, io volevo cambiare, visto che l'ultima partita abbiamo fatto poco in fase offensiva. Io, avendo due giocatori tecnici sull'esterno e uno di peso nel mezzo, pensavo che ci riuscivamo come ci riusciamo in allenamento, tutto con allenamento una cosa, partita l'altra, ma io pensavo che c'era più cattiveria e più giocate facili. Mister De Pia, poco fa ha detto Carrero perché l'ultima partita in attacco non ha fatto benissimo. Vediamo lo Zeman quasi rassegnato, che ne ha provate quasi tutte e comunque non è riuscito ancora a trovare la strada giusta per tornare alla vittoria, soprattutto tornare a segnare su azione. Manca da parecchio tempo. È rassegnato. Non sono rassegnato, perché sono convinti che i giocatori hanno delle qualità per poterlo fare. Oggi non c'è riuscito, speriamo di migliorare la prossima. A posto? A posto. Buonasera, arrivederci.